Sono preoccupanti e con numeri in aumento i dati sulla dispersione scolastica in Italia. Nel 2021 il 23% dei giovani della fascia d'età tra i 18 e i 24 anni ha lasciato la scuola prima di effettuare l'esame di Stato, oppure l'ha terminata senza acquisire competenze di base minime. Per far fronte a quella che può essere considerata come una vera emergenza, che peraltro interessa anche altri paesi europei, la Soprintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e GIPFIPAM dell'Académie de Nice hanno progettato un sistema di azioni di prevenzione dell'abbandono degli studi a partire dalle esperienze consolidate nei territori e sperimentandone di nuove. Nasce da questa esigenza il progetto PRIMO, acronimo che sta per perseveranza, riuscita, inclusione e motivazione, realizzato con i fondi dell'Unione Europea e che si è sviluppato dal 2018 al 2022 coinvolgendo istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e della Costa Azzurra. È molto importante ragionare attorno a questi temi in un periodo in cui nell'Occidente il numero dei bambini, il numero dei ragazzi diminuisce. Noi abbiamo appena avuto uno studio dell'Università Cattolica di Milano che ci pone di fronte a delle situazioni abbastanza drammatiche in futuro, una riduzione netta del numero dei nostri studenti. Per questo non bisogna lasciare indietro nessuno, bisogna in qualche maniera essere capaci già dall'orientamento, fin dalle scuole che io chiamo ancora medie, in vista delle superiori ma anche in vista delle università, sfruttare tutte le risorse che ci sono in ciascuno dei nostri ragazzi. La Regione ha inteso affrontare e confrontarsi soprattutto sul tema della dispersione scolastica. Perché? Ma perché proprio la dispersione scolastica è una problematica sicuramente significativa per quanto riguarda il territorio valdostano, ma in un qualche modo andava affrontata e condivisa con chi aveva già sperimentato delle soluzioni possibili e che potevano in un qualche modo tornare utile anche a noi per sviluppare dei percorsi innovativi proprio per contrastare questo fenomeno. L'intervento del progetto PRIMO si è sviluppato lungo tre linee d'azione: l'individuazione e l'accompagnamento degli studenti a rischio di esclusione, la ricerca di alleanze educative tra sistemi, scuola-impresa, scuola-terzo settore, e la progettazione e realizzazione di percorsi per la perseveranza e la riuscita scolastica, basati sull'orientamento e la formazione. PRIMO ha perseguito un approccio multidimensionale reso possibile dalla partnership multisettoriale che ha raccolto istituzioni ed enti nel settore istruzione, formazione e politiche sociali, oltre alla cooperazione transfrontaliera, attraverso scambi di prassi e formazione congiunta di insegnanti e formatori. Sta in questo l'innovazione introdotta da PRIMO, nella messa a punto di un sistema multi-istituzionale di prevenzione del fallimento scolastico. Questa sinergia tra politiche sociali e politiche giovanili sia essenziale, molto importante per dare delle risposte ai bisogni dei ragazzi, soprattutto dei ragazzi più fragili. Però il compito delle politiche sociali non è solamente quello di dare una risposta immediata a chi è in difficoltà in questo momento, ma è anche quello di avere forse una funzione più eticamente importante, che è quella di vedere, di lavorare per una società futura, una società più giusta, più equa e più inclusiva. E soprattutto in fase di transizione, di passaggio, quindi tra la scuola media e la scuola superiore, che dobbiamo porre la nostra attenzione, e nel biennio delle superiori. Infatti il target cui è rivolto in particolare il progetto PRIMO è proprio questo: gli alunni delle scuole medie, dalla seconda a terza media, e gli alunni delle scuole superiori dei primi anni. Grazie ad un'autorevole direzione scientifica, il progetto PRIMO si è sviluppato con una metodologia che ha garantito il coordinamento degli interventi e la loro centratura sugli studenti a rischio di esclusione. In che modo? Attraverso lo scambio di buone pratiche realizzate nei territori coinvolti,
mediante equip tecniche di insegnanti, orientatori, formatori aziendali, educatori e artisti francesi e italiani, e attraverso la formazione dei docenti per la condivisione dell'approccio di primo. Per gli studenti vi è stata la messa in campo di un sistema di interventi integrati a più dimensioni: accompagnamento e sostegno a scuola, rapporto scuola-impresa e attività extrascolastiche. Il nucleo centrale del progetto Primo è consistito nell'individuazione e nell'accompagnamento degli studenti a rischio, attraverso l'individuazione precoce del rischio di insuccesso, utilizzando opportuni strumenti di analisi come questionari, l'osservazione e interviste. Gli insegnanti formati su queste metodologie hanno accompagnato gli studenti a rischio con incontri periodici per analizzare i problemi inerenti lo studio e l'inclusione sociale. Si è realizzato così un fattivo sostegno di questi studenti attraverso alleanze educative tra scuola e imprese e tra scuola e terzo settore. A questo proposito va evidenziato il contributo fondamentale fornito dalle Università della Valle d'Aosta e dal GIP FIPAN dell'Académie de Nice, che hanno progettato questionari di rilevazione della percezione del clima organizzativo e del livello di benessere per studenti, genitori e docenti. La ricerca si prefiggeva di analizzare i fattori di rischio di insuccesso degli studenti per fornire indicazioni agli attori del sistema scolastico nell'ottica di prevenire le situazioni di disagio mediante l'azione diretta sui fattori di rischio rilevati. Projet Formation, in collaborazione con gli istituti tecnici e professionali valdostani, ISID di Varres, l'Istituto Don Bosco di Châtillon e l'Istituto Manzetti di Aosta, e il partner francese GIP FIPAN dell'Académie de Nice, ha sviluppato un approccio sistemico ai percorsi di apprendimento basati sul lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Questo approccio è fondato sulle seguenti azioni: attività formative con gli studenti, propedeutiche agli stage in azienda, tirocini curricolari e stage in azienda per gli studenti, attività formative per gli insegnanti e tutor aziendali anche in modalità trasfrontaliera propedeutica ai tirocini in mobilità, mobilità a distanza sul tema dell'efficienza e del risparmio energetico realizzata attraverso la piattaforma Zoom. Il progetto Primo ha messo a confronto e testato congiuntamente un sistema di azioni di prevenzione della dispersione scolastica a partire dalle esperienze consolidate in Valle d'Aosta e in Provence Alpes-Côte d'Azur, con l'obiettivo di sperimentarne di nuove. La cooperazione transfrontaliera ha portato indubbi vantaggi. Da un lato ha consentito lo scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione della dispersione, dall'altro ha permesso di approfondire il fenomeno della dispersione e dei fattori che lo determinano, proponendo strategie e strumenti operativi idonei e replicabili su tutti gli ordini scolastici. È stata costituita un'equipe tecnica transfrontaliera di insegnanti che si sono formati per progettare e realizzare percorsi educativi individualizzati per il successo scolastico, ideando e sperimentando congiuntamente alleanze educative con il mondo extrascolastico dell'impresa e dell'associazionismo, proponendo scambi di studenti per gli stage e laboratori di musica, teatro, laboratori d'arte. E grazie al progetto Primo abbiamo proprio sperimentato l'importanza dell'alleanza educativa, quindi l'importanza di collaborare, l'importanza della collaborazione tra la scuola e tutti gli altri enti esterni, come possono essere le famiglie, le associazioni e enti di esperti che insieme lavorano per la costruzione del progetto di vita di questi ragazzi. Caratteristica del progetto Primo è stata la concretezza dei risultati finali che hanno trovato spazio negli eventi rivolti al pubblico che si sono svolti ad Aosta e Nizza nell'aprile e maggio 2022, dove sono state proposte e presentate le linee guida per le politiche regionali in materia di dispersione ad insegnanti, studenti e famiglie, amministratori, esperti delle due realtà transfrontaliere. Io credo che il successo ci sia veramente.
perché guardando tutti i risultati, guardando i materiali che sono stati prodotti, gli strumenti che verranno utilizzati anche in futuro, mi reputo soddisfatto io, ma è soddisfatto, diciamo, sono soddisfatti tutti i partecipanti. E spero che queste attività che abbiamo messo in atto possano essere recuperate anche dalle scuole che non fanno parte attualmente del progetto Primo e possono essere utilizzate nei prossimi anni. Il décrochage n'est pas inévitable, on peut effectivement intervenir, c'était le sens du projet Primo, comment lutter contre le décrochage et surtout favoriser la persévérance scolaire. Déjà dans les années 70, on parlait de décrochage, mais comme le monde économique pouvait absorber les élèves qui sortaient de l'école sans diplôme, sans rien, étaient absorbés par le monde économique, alors que dans les années 80, c'était plus tout à fait le même cas. Donc l'éducation nationale s'est préoccupée de voir un petit peu comment bien raccrocher ces élèves, à la fois d'une façon de revoir, de reconsidérer la structure et à la fois d'intervenir auprès de l'élève. Primo a apporté beaucoup de choses à nos établissements partenaires, des outils innovants, un questionnaire de repérage et une plateforme à disposition donc des enseignants. Une professionnalisation du tutorat, hein, puisque les enseignants ont été formés donc à une méthode d'accompagnement individuel, en tout cas côté français, un élève. Il progetto formazione ha portato la propria esperienza nell'ambito dell'accompagnamento al lavoro e nell'orientamento. Le due direttrici, quindi percorsi di alternanza per i ragazzi delle scuole superiori che hanno aderito come partner all'iniziativa, e poi attraverso l'esperienza di mobilité transfrontalière in collaborazione con l'Lycée Les Eucalyptus di Nizza, con il quale di concerto con le due classi individuate delle Manzetti di Aosta abbiamo portato avanti un progetto a distanza. Allora, la collaborazione con i docenti francesi è stata utile anzitutto a livello linguistico, perché comunque abbiamo avuto la possibilità, noi insegnanti valdostani, di poter parlare effettivamente francese, perché comunque le occasioni non sono poi così numerose. E poi è stata un'occasione per confrontarci sulle pratiche, soprattutto in occasione degli incontri con AFEV, abbiamo potuto confrontarci sulle loro esperienze e sul loro sistema scolastico, in parte simile, in parte differente dal nostro, l'approccio diverso e anche per versi simili all'orientamento e alla dispersione scolastica. Nel loro sistema forse un po' più strutturato rispetto al nostro, è più rigido e del resto per certi aspetti più strutturato. Quindi rispetto al nostro cammino di organizzazione è stato utile vedere alcuni step loro più fissi rispetto ai nostri più mobili. I principali fruitori del progetto Primo, gli studenti, hanno accolto con favore questa iniziativa della Sovrintendenza Scolastica della Valle d'Aosta. Tutti sono concordi nel confermare la validità di Primo e l'importanza che la partecipazione a questo progetto avrà per il loro percorso di vita. Durante il progetto Primo mi è piaciuto molto quando abbiamo fatto il progetto con Verdiana, Tatiana e Andrea, il progetto Maschere, Avatar e Specchi, un progetto di teatro, e questo progetto mi ha aiutato a scoprire una parte di me e una parte dei miei compagni che prima non conoscevo. A giugno parteciperò a uno stage che era riferito al progetto Primo. E faccio questo stage per avere un'esperienza di lavoro e approfondire le mie capacità nel settore della falegnameria. Trovo che questo sia stata un'esperienza importante per il mio futuro, perché ci sono state molte cose che ho imparato che a scuola non potrei imparare. Non sarà facile diminuire gli indici di dispersione scolastica. Ora però, con i risultati del progetto Primo, c'è uno strumento in più a disposizione del sistema scolastico della Valle d'Aosta. Il progetto Primo è un progetto di cooperazione territoriale che è stato approvato nel 2017. Inizialmente da un punto di vista amministrativo ha avuto qualche difficoltà, però oggi vedere i ragazzi e gli insegnanti con questa motivazione, questa perseveranza che sta proprio nell'acronimo del progetto Primo, possiamo dire che è un gran successo.
Mi auguro che in futuro questo progetto, le attività di questo progetto possono essere riprese con altri partenariati, anche con scuole italiane e scuole di altri stati europei o extraeuropei, perché ritengo che scambiarci su le attività e l'innovazione su questi temi sia fondamentale. Non è facile. Talvolta nell'orientamento si seguono delle mode, si scelgono certe scuole, alcuni valorizzano i licei a detrimento invece dell'istruzione professionale. Questo è un errore, bisogna dare loro un'ampia gamma di fronte alla quale porsi in vista del lavoro che faranno da grandi. Ed è bene dunque analizzare da tutti i punti di vista questa questione sia dell'orientamento che dell'abbandono scolastico, per fare in modo che ciascuno viva serenamente la propria vita.